questione ambientale, un disastro, diciamo, dell'abuso di plastica, non della plastica in sé, ma dell'abuso di plastica sotto gli occhi di tutti. L'ultima notizia è il capodoglio spiaggiato nella Murcia con 39 kg di plastica dentro la pancia, ma ce ne possono essere tantissime, non voglio farvi l'elenco dei guai. Quindi si partiva dalla questione ambientale per però andare anche a inserirsi in alto, negli stili di vita, nel modo in cui ci comportiamo rispetto appunto alle buste della spesa, se ci dobbiamo riportare o meno da casa, e anche e soprattutto, e lo vedremo nel perché è stata poi così lunga la questione dell'iter legislativo, sulla capacità dell'industria e dell'innovazione tecnologica di rispondere a questa richiesta da questo punto di vista che per nascere dalla questione ambientale, dalla riduzione dell'impatto locale ambientale, ma anche e soprattutto, forse no, ma altrettanto dalla necessità di decarbonizzare l'economia e di andare verso un'economia che sia low fossil, diciamo, in cui gli impatti dei cambiamenti climatici vengono sempre più ridotti. Come diciamo, perché partivamo? Ora mi deve aiutare a vedere forse io, almeno, se io sono in grado di farlo. Questo qui, per il basso diciamo, innanzitutto, appunto, la storia inizia 30 anni fa. Legambiente aveva, non solo perché siamo un po', alcuni di noi ci stanno, Legambiente aveva nella fine degli anni 80, sulla scia di una battaglia per Legambiente storica, che era i comuni denuclearizzati, lanciato un'altra campagna che era i comuni deplastificati, cioè in cui si chiedeva ai comuni di emettere delle ordinanze per liberare, per avere plastic free sul proprio territorio. E sull'onda di quella campagna si arrivò anche a una prima norma che imponeva, non so, qualcuno forse se lo ricorda di quelli, diciamo, più anziani qua dentro, che imponeva 100 lire di costo, di tassa sul sacchetto di plastica, ed era il 1988, esattamente 30 anni fa. Una prima norma che non ebbe alcun risultato concreto, in parte perché molto spesso le leggi non vengono poi mai in questo paese in qualche modo implementate e controllate, e in parte forse perché appunto non era matura un'alternativa tecnologica se non quella della carta, che già c'era, ovviamente già c'era, ma un'altra cosa, diciamo, un altro oggetto che potesse sostituire la plastica, la busta di plastica, che ha una sua comunità straordinaria, che non si può ovviamente tacere, non c'è. Ci torniamo nel 2006, in cui, diciamo, viene introdotto per la prima volta il divieto di shopper che non fossero biodegradabili e compostabili. Ho riprodotto questi due commi perché la storia inizia lì e anche perché per, diciamo, sollecitare una riflessione sulla questione che molto spesso, di cui molto spesso si discute, non soltanto in questo campo di cui stiamo discutendo, ma in genere sul modo in cui si fanno le leggi nel nostro paese. Allora, questi due commi, diciamo, si inizia così, con due commi, sono 10 righe, in cui sostanzialmente si dice è vietata la commercializzazione di buste di plastica che non siano biodegradabili e compostabili. Punto. Non si dice altro. È una cosa, credo, che è comprensibile a chiunque, tutta la questione, diciamo, della difficoltà della comprensione non c'è. Qui è chiaro, diciamo, è chiaro il senso dell'iniziativa e il senso della legge. Vedremo che non basta, e quindi questo è veramente un invito a una riflessione più generale, a capire perché molto spesso si arriva, non sempre, a volte c'è proprio un'incapacità del legislatore, un'adeguatezza del legislatore, avendolo fatto per un periodo
posso dirlo tranquillamente. Quindi a volte c'è un'incapacità, ma a volte non è un'incapacità, è il fatto che una norma così semplice non basta a mettere al sicuro la norma stessa, nel senso che dire soltanto quello che qualunque cittadino normale capirebbe, che le calabrie non compostabili sono vietati, e ci diamo tempo 3 anni per farlo e poi basta, non basta evitare che su questo si inizi a giocare per evitare, che vuol dire biodegradabili e compostabili? Perché si rinvia soltanto a questioni europee senza andare a specificare? E si entra in un meccanismo che comporterà una serie di adeguamenti della legge, da qui, come vedremo, al 2013, che saranno sempre più complicati, il cui frutto complicati dal punto di vista della lettura, il frutto finale che è, si dice quello che poi già è stato detto prima, si rimanda alla norma UNI N 13432, che è quella che è norma di compostabilità e via di seguito, è una cosa più difficile, fa un riferimento ai micron, fa riferimento, entra tutta nel dettaglio della norma, è una cosa molto più complicata, certo più completa, che mette, evita che ci possano essere equivoci di sorta, ma avrà il difetto di non essere così chiara e semplice come erano queste 10 righe da cui si era partito allora. Quali erano gli obiettivi della proposta? Appunto, e su questo vorrei che l'intreccio fra l'iniziativa legislativa e quali erano gli obiettivi di campagna ambientalista, innanzitutto dell'ambiente, ma non solo, erano quei tre. Si partiva dalla riduzione dell'inquinamento, che era la questione fondamentale sin dall'inizio, sin dagli anni 80, la plastica, i sacchetti di plastica che trovavi dappertutto. A questa questione dell'inquinamento locale si aggiunge la questione della decarbonizzazione, ma poi si sa che la prima cosa, il primo risultato che sarebbe avvenuto, avrebbe comportato l'implementazione di quella nuova normativa, avrebbe dovuto significare la riduzione del numero di sacchetti utilizzati, qualunque essi fossero, e che quindi si sarebbe intervenuto sullo stile di vita delle persone, cosa che poi puntualmente è avvenuta peraltro, ritornando sempre di più a un utilizzo della sporta, quella che ti riporti da casa, che se negli anni in cui veniva utilizzata era una forma di risparmio e anche era quella che poi è stata sostituita dalla comodità della plastica, nel caso del ritorno della sporta da casa è un ritorno che non ha a che fare con risparmio, poi arriveremo anche alla fine sulla questione centesima, non ha a che fare con risparmio, ma ha molto di più a che fare con una modifica dello stile di vita che va incontro a questa attenzione alle questioni ambientali, alla protezione dell'ambiente, alla tutela dell'ambiente in cui si vive. E il fatto che rapidamente, ancora prima, lo vedremo, l'entrata in vigore della legge fu abbastanza travagliata, ma ancora prima dell'entrata in vigore, soltanto con l'annuncio di quel divieto che sarebbe stato poi introdotto dalla legge del dicembre del 2006, dice che entra dopo 3 anni, quindi sarebbe entrato in vigore nel 2010, poi entrare in vigore più tardi, ma all'epoca si disse che sarebbe entrato in vigore nel 2010. Solo l'annuncio determinò un cambiamento delle abitudini, determinò altre scelte alcune catene di grande distribuzione che si utilizzarono ancora prima dell'obbligo nella sostituzione, nella rinuncia alla plastica non compostabile e biodegradabile e a offrire ai propri clienti sacchetti di carta, sacchetti di plastica, di bioplastica che forse anche compostabile, sporte riutilizzabili che venivano comprate una volta e poi utilizzate un certo numero di volte, non in maniera finita, un certo numero di volte. E infine, e credo che questo sia un argomento che sarà da te anche di aziende che è qui presente, è uno di quei casi non frequentissimi in cui si prova a introdurre
per legge un divieto, che non è una cosa diciamo in genere diciamo utile al libero mercato, ma si mette un divieto su un prodotto per stimolare la produzioni alternative, che però al contrario di quanto fosse nel 1988, l'innovazione tecnologica ci metteva in grado di rivolgere, mentre nell'88 era un tentativo, una speranza, diciamo in qualche maniera, nel 2007 la bioplastica c'era, senza fare diciamo nomi, i brevetti di tutto in chiaro, bioplastica c'era, era un brevetto italiano, l'industria italiana poteva diciamo vantare una primazia da questo punto di vista, e questo è stato diciamo era un obiettivo dichiarato della legge, spingere da quel punto di vista appunto in produzioni che fossero, rivolgessero verso le rinnovabili e non verso le fonti fossili, ed è stato anche il motivo per cui alla fine questa battaglia, che vi assicuro non è stata facile, alla fine l'abbiamo vinta, perché dal 2007 al 2010, quando sarebbe dovuto entrare in vigore la legge, è successo di tutto, diciamo dal punto di vista delle lobby che hanno provato a ostacolare quel processo, perché erano lobby importanti in quel momento. Poi oggi diciamo questo tema della plastica non voglio farla più semplice di quello che è, però si è ridotta la pressione di quanto fosse in quegli anni, tant'è che riuscirono con le lobby intanto a rinviare di un anno l'entrata in vigore di quella legge, che fu spostata nel 2011, poi entrò in vigore, ma entrò in vigore il divieto è entrato in vigore poi nel gennaio 2011. Però qual era il problema? Vediamo se possiamo. Ecco, i risultati quali erano intanto? I risultati sono quelli che vi accennavo prima, cioè qua lo faccio il nome perché è stato il primo e quindi è giusto poi dare merito a chi l'ha fatto per primo. Quando il Porto Firenze è stato il primo ad avere completamente eliminato la cosa, i risultati erano quelli. Cioè da 450 milioni di shopper che venderono nel 2008, nel 2011, quando il divieto era appena entrato in vigore, ma loro l'avevano fatto prima ancora che entrasse in vigore il divieto, quelli erano i risultati. Hanno venduto 220 milioni di shopper, la metà. Quindi che cosa significava? Che insomma, qualcuno, un po' di carta, e poi qualcuno aveva iniziato a usare la sporta, diciamo, a ridurre quindi l'impatto, anche perché noi abbiamo sempre detto che gli shopper biodegradabili avrebbero potuto sostituire di tutto e per tutto la quantità di plastica che si utilizzava, e soprattutto è stato detto prima il fine vita dello shopper biodegradabile doveva essere comunque all'interno di un ragionamento più ampio sulla raccolta differenziata, l'organico e quant'altro, perché non c'era, diciamo, non è che siccome è biodegradabile e compostabile puoi farne fare la fine che vuoi, buttarlo per strada o nel mare o hai la possibilità che quel prodotto possa essere all'interno di un ragionamento più generale e di processo più generale sulla raccolta differenziata dei rifiuti utilizzato per l'organico. Però diciamo questi erano i risultati ancora prima che Pietro entrasse in vigore, ancora prima che si riuscisse a rendere la cosa più dettagliata, come ho detto prima. Le piccole cose diventano pensare era molto più complicate, comunque ci sarà un impegnato. Già nel 2011 sono iniziate a intervenire delle modifiche su quell'atto legislativo, si è iniziato a specificare che quando si parlava di compostabili si faceva riferimento a quella norma specifica, e però continuava a esserci molta diciamo truffa, nel senso che venivano spacciati per biodegradabili, diciamo sacchetti che biodegradabili non erano, anche se cioè, i famosi Oxo, forse qualcuno avrà sentito
parlare di oxo degradabili, che erano una forma di plastica che appunto non si biodegrada ma si sminuzza, lasciamo dire così, con risultati per l'ambiente forse persino peggiori della plastica tradizionale. E quindi diciamo si è dovuto a c'era anche la doppia truffa, perché venivano venduti più biodegradabili a un costo superiore a quello tradizionale, quindi il consumatore pagava di più, non risolveva nulla dal punto di vista ambientale e faceva un danno non solo alla legalità, diciamo, un concetto comunque da difendere, ma anche a chi, alle aziende serie, impegnate, corrette, che si stavano impegnando a sostituire per esempio le macchine che potevano lavorare, gli estrusori che potevano lavorare la plastica tradizionale da fonte fossile con quella che invece veniva dalle fonti rinnovabili vegetali che danno vita a quell'altro. Quindi c'è stata quindi la necessità di reintervenire a questo aggiornamento e nel marzo del 2012, non ricordo che il 23 marzo non è stato, il giorno dopo riuscimmo a ottenere un altro decreto, che quello era gli unici sacchetti che potevano essere considerati legali erano quelli che ho provato a descrivervi. In quel decreto, poi appunto ve lo accennavo all'inizio del mio ragionamento, si fanno tutti i dettagli per cui si dice qual è lo spessore per cui oltre il quale si possono considerare riutilizzabili i sacchetti, e quindi quei sacchetti riutilizzabili possono continuare a essere commercializzati quelli in plastica tradizionale. Si entra nel dettaglio per risolvere la questione, però ovviamente si complica di molto la lettura della legge. Questo non, diciamo, per il cittadino, questo non, diciamo, non esime invece le imprese, le aziende di adeguarsi a quella che è una norma che, seppur nel suo dettaglio, è comunque piuttosto, diciamo, semplice da capire. In quel decreto del 2012 ci sono finalmente le sanzioni, che è l'altro punto essenziale per far funzionare una legge. Ci sono le sanzioni, per chi, diciamo, invece continua a commercializzare. La legge in vigore, la normativa in vigore che ha raccolto tutte queste, diciamo, per approssimazioni successive ci si è arrivata, è quella che vi insegnavo in questa slide, è quella dell'agosto del 2017, in cui c'è tutta questa riassunto, e si aggiunge la questione, è l'ultimo punto su cui voglio intrattenervi, che è quello che è stato, diciamo, al centro di una grande polemica all'inizio di quest'anno, nei giorni a cavallo di Capodanno. Nell'agosto del 2017 si approva questa legge in cui si dice tutto quello che vi ho detto fino adesso e si estende il divieto sulla plastica tradizionale anche ai sacchetti, diciamo, quelli che servono per l'ortofrutta, quello che troviamo nei nostri supermercati. E contemporaneamente, diciamo, nel recepimento della direttiva, la direttiva europea non impone il divieto. Sia chiaro, io l'ho detto chiaramente, l'Italia è l'unico paese che ha scelto quella ora, la Francia, però è il paese che ha scelto la strada del divieto, altri hanno scelto la strada della fiscalizzazione, che a mio parere in questo paese avrebbe funzionato molto meno, e soprattutto noi, grazie a quel divieto, abbiamo già raggiunto gli obiettivi che la direttiva europea si pone e pone all'Europa per i prossimi anni. Quindi per una volta, diciamo, siamo noi dovremmo essere noi a dettare la linea in Europa, perché siamo quelli più avanzati sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista industriale e sia dal punto di vista dei comportamenti. Così facciamo anche finita la storia dell'italiano in civile e del nordico, diciamo, tanto bravo. Non è sempre così, in questo caso diciamo siamo noi più avanti. Nel recepimento della direttiva europea l'Italia non solo mette il divieto per, anche per l'ortofrutta, dice che ci deve essere una parte di rinnovabili sempre maggiore e gradualmente maggiore in quei sacchetti, ma dice anche che deve emergere il costo.
per il consumatore, deve essere trasparente per il consumatore che sta pagando un costo per quell'imballaggio. È una cosa sacrosanta, perché l'imballaggio comunque è il migliore, la plastica, la carta, comunque se noi dobbiamo contare una, dobbiamo marciare verso il mondo ideale, dobbiamo comunque ridurlo, comunque ridurre la quantità di imballaggio come il primo obiettivo. Quindi che emerga il costo è sacrosanto e giusto, e soprattutto diciamo fa emergere il costo, non è che prima era gratis, non è che prima i supermercati quei sacchetti te li regalavano perché per mecenatismo, semplicemente quel costo che diciamo che sostenevano i supermercati per comprarlo, poi lo inserivano nel costo della zucchina, per cui tu lo pagavi pagando la zucchina. La legge, diciamo, in qualche maniera fa emergere il